A Budapest splende un bel sole e noi siamo già pronti a cominciare una nuova giornata. Andiamo a fare colazione. Il nostro ascensore si apre proprio sulla sala interna nella quale viene servito un buffet con qualunque tipo di delizie, dai dolci alla frutta, e poi ancora formaggi, insaccati, yogurt, verdure, insalate, uova sode strapazzate, bacon, salsicce e perfino pasta. Senza contare le bibite, tra cui succhi di frutta, caffè e tè. Eppure, nonostante quest'ampia scelta, il mostro si mantiene leggero, mentre io esagero come al solito. Terminata la colazione, lasciamo l'hotel per dirigerci da Pest, dove ci troviamo, a Buda, la seconda delle due sezioni in cui la città è divisa dal fiume Danubio e dalle quali prende il nome. Attraversiamo perciò il quartiere che per l'offerta di cibo kosher e la presenza di scritte e simboli inequivocabili è chiaramente il quartiere ebraico. Qui si trova anche la Grande Sinagoga, che costruita nel 1859 è la più grande d'Europa e la quarta al mondo. La sinagoga può ospitare fino a 3.000 persone, con 1.497 posti per gli uomini nella parte inferiore e 1.472 posti per le donne nella parte superiore. Oggi però è sabato e non è possibile visitarla, per cui ci limitiamo ad ammirare l'edificio dall'esterno e proseguiamo il nostro cammino. Lungo la strada intravediamo la ruota panoramica di Budapest, conosciuta anche come Budapest Eye o Sziget Eye, che si trova in piazza Erzsébet e dalla quale il Danubio non è lontano. In effetti, dopo pochi metri, eccolo comparire, il bel fiume blu al di là del quale spicca la collina dove siamo diretti. Per raggiungerla dovremo attraversare il Ponte delle Catene, il più vecchio di Budapest, prima del quale Buda e Pest erano collegate solo nei mesi più caldi attraverso dei ponti galleggianti, mentre restavano isolate in inverno quando i ponti temporanei venivano smontati. Sembrerebbe che fu del conte István Széchenyi l'idea di costruire questo ponte fisso quando, non riuscendo a raggiungere Buda dove si trovava il suo padre morente, non fece in tempo a dargli l'ultimo saluto e dovette aspettare una settimana prima di poter partecipare ai funerali. Il ponte fu costruito dallo scozzese Adam Clark, che secondo una leggenda si suicidò per la vergogna quando si rese conto che le statue dei leoni alla fine del ponte non avevano la lingua. In realtà la lingua è presente, ma la si può vedere solo osservando i leoni dall'alto. Stiamo per lasciare Pest e per andare a Buda, la parte alta della città, che ha una storia molto complessa. Prima di scoprire la storia di Buda, dobbiamo però raggiungerla, e lo facciamo grazie alla storica funicolare che in ungherese viene chiamata Sikló e che è stata costruita nel 1870. Stiamo per prendere la funicolare, il biglietto di sola andata costa 1200 fiorini, all'incirca 3,60 euro. Però pare sia conveniente prendere il biglietto andata e ritorno perché è un po' più economico. E così per un totale di 3.600 fiorini, all'incirca 11 euro, compriamo due biglietti andata e ritorno che ci danno l'accesso alla piattaforma dalla quale prenderemo questa piccolissima funicolare dagli interni in legno costituita solo da tre stretti scompartimenti. Ci accomodiamo e possiamo finalmente goderci il bellissimo panorama. Siamo arrivati in cima. E torniamo alla storia della collina di Buda,
dove un'antica fortezza, trasformata poi nel palazzo reale che vediamo oggi, rappresentò il primo nucleo abitato di Budapest. Quassù si rifugiarono anche gli abitanti di Pest, quando i continui attacchi dei mongoli stavano mettendo in serio pericolo la loro vita. Tra le mura della fortezza trovarono protezione e costituirono una città bellissima, che fu però poi occupata dai turchi, i quali vi rimasero per 150 anni, trasformandola radicalmente. Liberata dagli austriaci nel 1686, fu ricostruita dopo diversi giorni di bombardamenti, stessa sorte che le toccò anche dopo i bombardamenti del 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il Palazzo Reale, che è stata la residenza dei regnanti ungheresi per più di 700 anni, è patrimonio mondiale dell'umanità e oggi è la sede di diverse istituzioni e musei. In questi giorni, ad esempio, qui sono esposti i capolavori della celebre pittrice messicana Frida Kahlo. All'arrivo al castello si viene accolti da un turul, parola di origine turca che significa falco, ma che qui in Ungheria rappresenta un uccello mitologico legato alle leggende sull'origine delle tribù magiare. Di fronte al palazzo si erge l'imponente statua equestre di Eugenio di Savoia, mentre sul lato opposto, raggiungibile attraverso un piccolo tunnel, si può ammirare la fontana del re Mattia, che ritrae il sovrano in tenuta da caccia, fiero di aver ucciso un cervo, mentre i suoi segugi si abbeverano ad un ruscello. Il tutto sotto lo sguardo di Sé Pilonka, che si innamora di Mattia senza sapere che sia il re e che muore di crepacuore quando lo scopre, ritenendolo un amore impossibile. Assistiamo di nuovo alla sfilata dei cavalieri in uniforme che continuano a girare in lungo e in largo e lasciamo il castello, ma restiamo ancora a Buda per andare a passeggiare tra le stradine della città vecchia. Ed è proprio qui che ci imbattiamo nel Labirintus, una delle attrazioni turistiche grazie alla quale si può visitare il sottosuolo di Buda. Decidiamo di visitarlo anche noi e attraverso una serie di ripide scale scendiamo sempre più in profondità finché non c'è più traccia di luce naturale, ma solo quella dalla calda tonalità arancio delle lampade sulle pareti in pietra. Dopo alcuni metri veniamo attratti dalla musica proveniente da uno di questi tunnel. Si tratta del ballo in maschera di Verdi, i cui protagonisti sono rappresentati qui da manichini rinchiusi in anguste celle, che rendono questa esperienza alquanto inquietante. Il Labirintus si chiama così perché è costituito da un complesso sistema di grotte e cunicoli per una lunghezza di più di 10 km, in cui a volte è effettivamente difficile orientarsi. Alcuni dipinti ritrovati sulle pareti di queste caverne dimostrano che erano abitate già dalla preistoria, mentre durante la Seconda Guerra Mondiale furono utilizzate come rifugi antiaerei dagli abitanti di Budapest. Nel XV secolo qui fu tenuto prigioniero il conte Vlad III di Valacchia, quello che ispirò a Bram Stoker il personaggio del conte Dracula, ed in effetti un'intera stanza del labirinto è dedicata al celebre vampiro. Lungo il percorso si incontrano anche alcuni reperti esposti su piedistalli, una sala del trono e perfino un serpente in pietra che ci si ritrova davanti improvvisamente immerso in una fioca luce verde. Tante sono le leggende popolari legate a questi luoghi pieni di mistero, come la presenza di tesori nascosti, sale di tortura e gli immancabili fantasmi, di cui il più celebre è il Conte Nero, che si racconta sia stato visto aggirarsi nel labirinto avvolto in un lungo mantello nero. Noi però di fantasmi non ne avvistiamo nemmeno uno, mentre avvistiamo le toilette del labirinto che approfittiamo per usare prima di procedere verso l'uscita. Ripercorriamo al contrario e un po' a fatica le ripide scale che ci hanno condotti a 16 metri di profondità e finalmente ritorniamo alla luce naturale di questa bella giornata di sole. Proseguiamo perciò la nostra passeggiata nella città vecchia, tra le stradine e i vicoli di questo borgo costellato da case variopinte in stile barocco, da imponenti chiese con i tetti ricoperti da tegole variopinte e attraversiamo delle ampie piazze alberate. Insomma, facciamo un vero e proprio tuffo nel passato
Ed in effetti Buda rappresenta la parte antica e nobile di Budapest e si contrappone a Pest, che è invece la parte moderna e popolare della città. Ci troviamo ora a Piazza della Santa Trinità, al centro della quale si trova appunto la colonna votiva della Trinità, costruita a ricordo delle 75.000 vittime della peste del XVII secolo e come segno di gratitudine per la fine dell'epidemia. Su un lato della piazza si trova la chiesa di Mattia Corvino, che fu costruita tra il 1255 e il 1269, per poi essere trasformata in una moschea dai turchi nel 1541, e tale rimase fino al 1686, quando i turchi furono espulsi. Alle spalle della chiesa intravediamo il bastione dei pescatori, una fortezza con torri quasi fiabesche che si affaccia sul Danubio. Il bastione prende il nome dalla Corporazione dei Pescatori, il cui compito nel Medioevo era quello di difendere questo tratto di mura della città. Le sette torri della fortezza rappresentano invece le sette tribù magiare che si insediarono in questa regione nell'896. Su un lato del bastione si può accedere alla terrazza panoramica pagando la modica cifra di 3 euro che include una bibita scelta. Noi ci accontentiamo di una bottiglina di acqua minerale a testa e ci rechiamo sulla terrazza, dalla quale si gode di una vista stupenda, mentre a pochi metri da noi c'è chi si rilassa seduto comodamente ai tavolini di un caffè. Attraversando un piccolo bar sulla torre si può uscire su una soleggiata terrazza dalla quale si possono ammirare a destra, in lontananza, la collina Gellert, di fronte il Danubio e Pest, e a sinistra l'isola di Margherita e le abitazioni di Buda. Al di là delle ultime torri del bastione, in cima ad una lunga scalinata che brulica di turisti provenienti da tutto il mondo, si intravede la statua equestre di Re Stefano I, fondatore della nazione ungherese. Con il bastione del pescatore termina la nostra visita alla città vecchia di Buda, ma prima di lasciare la collina decidiamo di mangiare qualcosa perché è ormai ora di pranzo. Lungo la strada troviamo un ristorante che offre un conveniente menù turistico, valido solo fino alle 14. Poiché mancano solo 10 minuti, ci affrettiamo a procurarci un vassoio e a metterci in fila. Il menù comprende una zuppa, un piatto principale e un contorno. Fatta la nostra scelta, procediamo alla cassa per il pagamento e poi ci accomodiamo ad uno dei tavoli esterni per consumare il nostro pranzo, che oggi sarà a base di una buonissima zuppa di broccoli con crostini, una salsiccia al forno non proprio facile da digerire e un contorno di purè di patate. È giunta l'ora di lasciare Buda, il castello e le sue povere guardie ancora immobili sotto il sole cocente del primo pomeriggio. E riprendiamo la funicolare per tornare alla base della collina, mentre un nuovo carico di turisti sta giungendo proprio in questo momento. Riattraversiamo il ponte delle catene per ritornare a Pest e assistiamo ad un curioso fenomeno. Gruppi di turisti impavidi si arrampicano sui lati del ponte fino a raggiungere la parte più alta. C'è chi riesce nell'impresa giungendo fino alla cima, e chi invece si lascia intimorire dall'altezza e decide di abbandonarla a metà strada. Propongo al mostro di provare a scalare il ponte come tutti gli altri, ma per qualche strano motivo si rifiuta. Entriamo perciò nel vivo della moderna Pest e riattraversando piazza Erzsébet, il cuore pulsante della vita giovanile, scopriamo che una delle vasche ornamentali della piazza viene usata come piscina da diversi giovani che qui si rinfrescano e si abbronzano. A pochi metri c'è chi invece si rilassa ai tavolini dei diversi caffè all'aperto all'ombra di enormi ombrelloni. Lungo la strada invece ci imbattiamo in un gruppo di francesi che a quanto pare ha alzato un po' il gomito. Il nostro prossimo obiettivo è quello di metterci alla ricerca della Cosinziuzza, una stradina che dovrebbe trovarsi non molto distante dal nostro hotel nel quartiere ebraico e lungo la quale troviamo il Simpla Kertmosi, il primo romkocsma di Budapest. I romkocsma sono dei pub che giovani ungheresi hanno creato all'interno di edifici caduti in rovina nel periodo comunista.
Il Simplakert, nel quale ci troviamo, fu fondato da quattro ragazzi che decisero di salvare dalla demolizione questo edificio, una volta sede di una fabbrica di fornelli e di diverse abitazioni. Qui ci si può venire per ammirare le bizzarre decorazioni realizzate con oggetti quotidiani di diverso tipo, come delle comuni sedie da giardino o un vecchissimo cavalluccio a dondolo rosso che sono stati sospesi al soffitto. Oppure si può venire a bere una birra con gli amici da consumare all'interno o nel patio esterno, dove si può anche ascoltare la musica selezionata dal DJ di turno. Il patio, molto ampio, è disseminato di tavolini e svariati oggetti d'epoca ed è ricoperto da enormi teloni improvvisati. A passarci il loro tempo libero non sono solo giovani, ma anche signore di una certa età e intere famigliole che vengono a giocarci a carte mentre sorseggiano le loro bibite. Attraverso delle scale in ferro è possibile accedere al piano superiore, dotato di un proprio bar e dal quale si ha una bella visuale dell'intero patio. Lasciamo il Simpla e ci spostiamo solo di qualche metro per visitare il Koravan, uno spazio esterno dedicato allo street food, dove è possibile cenare con pizza, pasta, cibo messicano o panini con hamburger, innaffiando il tutto con una birra ghiacciata. È sabato sera e il tempio dello street food è preso d'assalto, soprattutto da giovani. Noi però, che ancora non abbiamo digerito la salsiccia al forno mangiata a pranzo, decidiamo di cenare con un bel gelato e mentre il sole comincia a calare su questa lunga giornata, ritorniamo a Piazza Erzsébet per goderci la brulicante vita notturna che la caratterizza, dove c'è ancora chi trova un po' di refrigerio nell'enorme vasca piscina, dove le lampade variopinte che sovrastano i caffè affollati sono ormai accese, dove i francesi che nel pomeriggio avevano bevuto un po' troppo sono diventati più sobri e dove c'è chi si immerge nel tramonto con un giro serale sulla ruota panoramica. E noi, comodamente seduti su una panchina, ci facciamo spettatori di questa vivace serata nel cuore di Budapest.